La Dante Alighieri oggi presenta un programma ricco un anno. Sì, come anche l'anno scorso, anche quest'anno, la professoressa Ierni ha presentato questo programma, un programma ricco di arte, mare e memoria, e anche in onore dell'anno internazionale del dialogo per la pace. E devo ringraziarla ovviamente per la loro attività di volontariato e per il loro impegno nella cultura. Proprio abbiamo candidato proprio Agrigento Capitale Italiana della Cultura, penso che questo sia anche uno dei tasselli fondamentali per questo nostro obiettivo. Professoressa, quali sono gli appuntamenti più importanti? Sì, noi partiamo sempre da quelle tematiche che hanno un interesse, diciamo, generale. Partiamo anche dal fatto che il 2023 è stato, diciamo, indicato come anno internazionale del dialogo, per valorizzare e affermare sempre più la pace. Quindi è un discorso che interessa tutti e le tematiche che noi svolgiamo, sono varie, vanno dall'arte, dal mare e dal ruolo anche che ha la nostra città, sia dal punto di vista antropologico che culturale. Partiamo anche dalla memoria, perché senza memoria non ci può essere nemmeno anche un futuro. Evidentemente la cosa da sottolineare è che noi cerchiamo di diffondere la cultura nelle varie forme, senza contributi esterni, quindi sono tutti risorse che ognuno di loro mette a disposizione, quindi vari artisti, i vari esperti, vari relatori a titolo gratuito. Quindi questo è un aspetto principale della nostra attività. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale perché fanno proprio questo nostro programma. Devo sottolineare che abbiamo tanti protocolli d'intesa firmati gli ultimi con l'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi. E poi ci sono vari collaboratori dal Consorzio Universitario al MUDIA, al Museo, quindi al MUDIA, anche l'Archivio di Stato, il Cerchio, l'Associazione al Cerchio, l'Accademia Teatrale di Sicilia, la Medinova, la casa editrice Medinova e i vari ordini, come dicevo, professionali, tra cui anche i medici e gli avvocati, l'UNESCO. E quindi diciamo che è una rete, perché siamo convinti che dove c'è la rete, si lavora meglio e si hanno risultati ottimali.